Salve, questa settimana parliamo di Sotto il vestito niente, un film di Carlo Vanzina con Francesco Montanari, Vanessa Hessler e molti altri attori. Ebbene sì, boiata temevamo e boiata è stata. Ormai non vale più neppure la cautela di fronte al nome Vanzina. Se si va al cinema a vedere uno dei suoi film, la delusione è praticamente assicurata. Sezionare questa pellicola è qualcosa di veramente arduo, se non altro perché è talmente piena di cose allucinanti che facciamo una certa fatica a metterle tutte organicamente in fila. Innanzitutto, l'ambientazione anni 80, modello Quanto è bella giovinezza, è di una tristezza disarmante, con musiche che sbandano dalla disco all'orchestra sinfonica come una radio impazzita. Ma tutto il cast recita in modo davvero atroce. Guardate, sicuramente Francesco Montanari e Vanessa Hessler meriterebbero una denuncia a qualche tribunale per i diritti dell'uomo, se non altro per i diritti degli attori. Ma veniamo al ground zero del film, ovvero la sua assoluta mancanza di realtà. E qui dobbiamo fare alcuni esempi, tanto per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Per esempio, la modella che muore investita, praticamente quasi all'inizio del film, fa un volo per aria che neppure la Wonder Woman della serie degli anni 70 avrebbe osato fare. E come se non bastasse, non solo fa questo volo di 20 metri, ma quando ricade a terra è composta e bella come prima. Una cosa pazzesca. Altro esempio, la sostituta della modella morta, appunto, viene trovata a Stoccolma che fa la fioraia. La fioraia, in barba a tutti i casting mondiali e anche alla nostra intelligenza. Ennesimo esempio, Montanari a un certo momento legge una mail, ma quando il regista inquadra il testo di questa mail, questo è diverso da quello che ha letto l'attore. Incredibile. Se questo ancora non vi basta, c'è un'ultima domanda che davvero ci tormenta. Se questo è un thriller, dove sono gli omicidi? Cioè, non è che non ce ne siano, badate bene, il numero c'è, ma incredibilmente sono per lo più raccontati e non scenograficamente rappresentati. Una trovata questa che lascia abbastanza basiti, perché è come se il regista avesse voluto avvolgere il film in un'incredibile atmosfera onirica, dove le cose cattive tendono comunque a scomparire. Insomma, delle due l'una, o fai un thriller e ti impegni a fare le scene di sangue decenti, o rinunci al genere e continui a menartela con i cinepanettoni. Insomma, questa roba vale i vostri soldi? No. No, assolutamente no. E speriamo davvero che questa sia l'ultima sfilata per Carlo Vanzina. Grazie dell'attenzione e ci vediamo la prossima settimana.